Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale perché voglio, ve l'ho già detto ieri, le visual stanno andando benissimo ultimamente, ma mancano gli iscritti. Quindi voglio, iscrivetevi al canale, è gratis, mi raccomando. Video breve perché non voglio più sfogare ancora una volta, no? Poi domani ci sarà la conferenza stampa e quindi domani voglio sentire le parole di Garcia, voglio analizzare le parole di Garcia, voglio, perché sono curioso e spero gli facciano delle domande su Nathan. Detto questo, io mi sono posto una domanda, no? Ma se Nathan non può giocare, ma pure Østergaard non può giocare? Ragazzi, Østergaard gioca con Holland, titolare in nazionale, titolare inamovibile della nazionale. Quindi è un giocatore esperto anche per la giovane età che ha, però è un giocatore esperto. Wagyu, se questo non fa giocare nemmeno Østergaard e si ostina a far giocare Rachmaninoff Jesus, cosa cazzo significa? Cosa significa questo? Che questo veramente non riesce a prendere delle decisioni sulla difesa? Ragazzi, Østergaard, io l'ho sempre detto, Østergaard è un signor difensore e va fatto giocare anche Østergaard. Poi, nei suoi parametri, perché naturalmente c'è la Champions League, Rachmani pensi che ti dia più sicurezza, fai giocare a Rachmani. Però ragazzi, Østergaard è 10 volte Juan Jesus. Io è questo che non riesco a capire. Perché gioca Juan Jesus e non Østergaard a questo punto, ragazzi? Io questo mi sto domandando, perché fanno così? Cioè ragazzi, che senso ha tutto questo? Che senso ha? Che logica c'è dietro a tutte queste cose che sta facendo Rudy Garcia? Cioè ragazzi, non hanno senso, non hanno minimamente senso tutte queste cose che sta facendo Rudy Garcia. Perché allora, se tu sabato sera mi farai giocare Lindstorm, la cosa che Nathan non sa l'italiano è un'emerita cazzata. E anche un'emerita cazzata se dici che Lindstorm è già pronto, perché tu Lindstorm l'hai già fatto esordire addirittura con la Lazio. Lindstorm ha subito preso possesso del campo anche per 15 minuti, quello che doveva fare Nathan. A Frosinone non l'hai fatto giocare, in casa col Sassuolo non l'hai fatto giocare, con la Lazio posso capire, dici il partitone con la Lazio, un big match, non lo faccio giocare, ho paura. Però se poi mi vieni a dire che a Genova non giocherà, che sono passati quel tot di mesi, allora c'è qualcosa sotto che non torna. Come non torna? Perché non gioca Østergaard. Østergaard che, come già detto, è titolare in nazionale, in questo Napoli non trova spazio. Cioè ragazzi, c'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che veramente non torna con questo allenatore. Io vi ricordo Spalletti, Østergaard l'ha fatto giocare contro il Liverpool, ragazzi. Quindi di che cazzo vogliamo parlare? Østergaard ha giocato ad Anfield contro il Liverpool, titolare, partito titolare, e fece anche gol, poi annullato per mezzo orecchio in fuorigioco. Cioè, di cosa vogliamo parlare? Questa cosa qui che lui dice non sono pronti, ma cosa significa che non essere pronti? Cosa significa non essere pronti per Rudy Garcia? Io solo questo voglio capire. Per Rudy Garcia, cosa significa non essere pronti? Io voglio sapere solo questo, perché se allora tu mi dici il giocatore è scarso, ha bisogno di ambientarsi, che può ambientarsi, cosa cazzo ti vuoi ambientare? Devi giocare a calcio, non stiamo vincendo un premio Nobel, cioè vai giù. Quindi tu devi giocare a calcio, devi usare i piedi, naturalmente devi usare la testa, devi stare attento alle tattiche. Ma questo voglio, a posto di andare a Margellina, a posto di andare al Vomero a farsi le vacanze di qua e di là, rimani a Castelvolturno con Garcia, non lo mandi a casa Garcia in queste 2 settimane, continui a fare gli allenamenti specifici, perché vanno fatti gli allenamenti specifici sulla tattica, e basta, voglio. No che tu lo vedi che va a fare la serata di relax per Nathan, ma quale serata di relax, voglio? Questo farà la fine di Lavezzi, di Cavani, di Zuniga, e sarà il più grande puttaniere di Napoli a questo punto, perché voglio, se questo chiagna e fotte, cioè voglio, io non ho parole, voglio. E ve l'ho detto, e siamo in molti a domandarci perché Nathan non gioca e perché nemmeno Østergaard non gioca al posto di Juan Jesus. Quindi io fossi in Rudy Garcia inizierei a pensare un po' anche ai tifosi,
caro Rudy Garcia, inizi a dare ascolto anche a noi tifosi, perché noi tifosi, naturalmente, se poi abbandoniamo la squadra, io non lo farò mai, perché mi sono visti gli anni bui della Serie C, non lo farò mai, ma molti occasionali quest'anno abbandoneranno già lo stadio, quindi io già lo so, fino a che il Napoli vinceva e andava tutto bene, lo stadio pieno, tutto sempre sold out, poi il Napoli inizierà ad andare male e tutti quanti che ritornano a tifare Milan, Inter, Juventus e via dicendo. Però queste sono scelte loro, a me non me ne frega. Comunque, il quesito è questo, Ayu. Se Nathan non può giocare, allora Østergaard è più scarso di Juan Jesus, mi sta dicendo Garcia, no? Fatemelo sapere voi qui sotto nei commenti. Comunque iscrivetevi al canale, sempre e comunque Forza Napoli, da vostro Napoli 1926. Ciao, Ayu!